Dimmi. Oh, Danny! Oh no. Ma che succede, Sara? Perché piangi? Perché non ci rivedremo mai più? Eh? In che senso? È la grande notizia. Non la sai ancora? Cambieranno le classi. Cosa? Mamma, lo sapevi? Tesoro, stavo giusto per dirtelo. L'ho appena saputo da la mamma di Alex e di Blair. Oh no. Oh no, 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 no. Come farò senza i miei amici? Ah! Dobbiamo incontrarti subito a casa nostra. Forza, mamma, torniamo a casa. Questa è la giusta carica. Povero Danny. Questa non è stata una gran bella giornata. Io che dicevo di godersi gli ultimi giorni di vacanza. Poco dopo, a casa di Danny Argentina. Bene, siete tutti qui. Argentina, perché hai fatto venire anche lei? Che anche lei lo sa. Già, io non ero in classe con voi, ma volevo esserlo. E non so se è possibile. Beh, non è questo il punto. Qui c'è un problema da risolvere. Cosa c'è da risolvere, Danny? Saremo in classi diverse, non possiamo decidere noi. Oh, e se chiedessimo al preside, se gli dessimo qualcosa in cambio? Io ho un'idea, potremmo firmare una cosa che ci opponiamo. Certo, lo firmiamo noi sette? Dobbiamo tentare. Allora, dividiamoci. Argentina, tu firmi quello e lo firmi anche da parte nostra. Ok, vado a prenderlo. Bene, intanto noi dobbiamo pensare a cosa dare in cambio al preside. Potremmo dargli in cambio dei soldi. Hai ragione. Blair, li dai tu in cambio? Quanti ne vuoi? Pure potremmo promettere di essere bravi e andare bene a scuola. Ok, questo lo prometto io. Poi. Oh, potremmo dire che in classe con gli amici si studia meglio e si sta meglio. Già, è che non ha senso cambiare le classi. Bene, Alex, vai. Cos'altro? Potremmo firmare la cosa che ci opponiamo anche alle nostre mamme. È vero, io vado a dirlo a mia madre, quella di Blair, quella di... Insomma, ecco, tu dillo a queste mamme, io a queste. Andiamo. Certo. Devo fare in modo che io e Argentina siamo in classe insieme e voglio anche avere Alex. E poi devo eliminare Blair, Betty, Sara. Tutti quelli devono stare alla larga da Argentina e dal mio futuro ragazzo. Non mi interessa affatto se Alex è già fidanzato. Glielo ruberò ad Argentina. Sarà così arrabbiata che, insomma, ci fidanzeremo. Io sarò diventata talmente tanto amica con lei che lei non si arrabbierà. Beh, comunque, ora vado. 2 ore e 40 minuti dopo. Oh, è stato super stancante. Già. Eccomi, ho finito anch'io. Bene, ha fatto tutto il necessario? Com'è andata? Quelle cose non le ha accettate. Ha detto che bisogna farsi nuove amicizie perché ci sono molti studenti che sono emarginati. Già, è che molti amici fanno baccano insieme, che non... le mamme si sono lamentate, quindi le classi verranno comunque divise. Oh no! E non potremo. Che se stai dicendo di restare almeno noi insieme, non funzionerà, non è giusto in confronto degli altri. Già. Oh, ma chi se ne importa degli altri? E dai, Dan, dobbiamo accettare. Dai, la nostra amicizia è forte. Non cambia, non fa niente se non siamo in classe insieme. Certo, per voi è facile parlare, non siete timidi come me. Va bene, tornate pure tutti a casa. Accettate il fatto che non siamo in classe insieme. Ma io non mi arrenderò mai. Oh, povero Danny. Beh, ma non possiamo farci niente. Torniamo a casa e piangiamo il nostro dolore. Io l'ho già fatto, ma ho bisogno di farlo ancora. Anch'io. Oh, volevo tantissimo essere in classe con te, Argentina. Sei la mia migliore amica. Anche tu, cioè io ho tre migliori amiche. Davvero? Io sono pari a Betty e Blair. Diciamo che sei un briciolo in più. Va bene, va bene. Idea! Ma sai che quando vai in una nuova scuola puoi richiedere con chi vuoi essere in classe? Sì, è un'ottima idea. Chiederò di essere in classe con te. Sì, anch'io sceglierò te, Danny, Alex, Blair e Betty. Cosa? No, ma aspetta. Oh, la probabilità che finiamo in classe. È un'idea. Lasciamoglielo scrivere. Poi cancellerò tutti e rimarremo solo io e Alex. Il mio piano è infallibile. Abile operazione, divento popolare. Con un ragazzo popolare.
Bene ragazzi, il nostro video finisce qui. Scriveteci nei commenti se anche voi avete cambiato classe e siete stati divisi dai vostri amici. Avete continuato ad essere amici o avete smesso? E continuate a prendere voti. Avete iniziato a prendere voti bassi perché non c'erano i vostri amici che vi supportavano. E non variate in classe, insomma, scriveteci qualcosa. Già, iscrivetevi al canale. Abbonatevi, attivate la campanella per ricevere le notifiche. Lasciate un like, condividete questo video e spargete le voci. Già, almeno così mi solleverò un po' il morale che non sarò più in classe con i miei migliori amici e la mia fedele ragazza. Ora scusate, ma devo andare a piangere del mio dolore. Sì, anche io. Sbaglio, si vedeva che quel pianto e urlo era finto. Sì. Beh, allora ci vediamo in un altro episodio. Ciao. Comunque è vero, era finto. Ma mamma.